Allora, ciao, io sono Marianna di Grassroots Italy e sono qui con Diego, il responsabile dell'unico progetto approvato dalla Open Society Foundations per quanto riguarda il territorio italiano. Ciao Diego, ma com'è nata l'idea di aprire il centro estivo nell'area di Viterbo? Allora, il centro estivo è nato da un'idea di 6 associazioni, 3 di volontariato e 3 di promozione sociale che lavorano qui nel territorio di Viterbo. E niente, è una sfida che ci siamo dovuti fare per cercare di portare più inclusione sociale di quella che già più o meno c'è nel territorio. Il progetto è mirato ai bambini, quindi è mirato soprattutto a un lavoro dal basso, iniziare a fare un lavoro proprio sui cittadini, però che sia dall'inizio, da quando sono più piccoli. Secondo te la città di Viterbo avrebbe bisogno di altre iniziative di questo tipo? Avrebbe bisogno che se ne facessero di più? La città di Viterbo ha bisogno di conoscere più le associazioni che fanno iniziative di questo tipo, perché manifestazioni del genere sì, c'è l'associazione che si mette in piazza, però a mio avviso proprio la cittadinanza dovrebbe diventare veramente cittadinanza attiva e attivamente collaborare con le associazioni presenti nel territorio e non sporadicamente. Grazie mille Diego.